questa sera ha voluto regalarci una versione acustica del primo brano che l'ha portato a successo come solista. Lui è il grande Phil Collins! Buonasera. This is for my friend Luigi. Well, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment for all my
front. Grazie. Tra l'altro, sappiamo che Phil è molto, molto legato all'Italia, perché l'Italia è stata una delle, il popolo italiano, gli ammiratori italiani sono stati fra i più calorosi all'inizio, proprio con i Genesis, quando eri nei Genesis, vero Phil? Yeah. Well, Genesis and Italy, sì, è vero, con i Genesis abbiamo iniziato la nostra grande carriera nel 1972. Credo che l'Italia abbia salvato i Genesis, perché qui abbiamo suonato di fronte a migliaia di spettatori e poi siamo riusciti a tornare in Inghilterra e a continuare la nostra carriera, quindi siamo molto grati all'Italia per questo nostro successo. Remember the concert in Rome 30 years ago in Palo Sport, Rome, eh? Was wonderful. We were playing Noi abbiamo dato sei repliche al Palasport e l'Italia all'epoca è stato il nostro primo grande concerto all'estero. Devo dire che adesso ci sono tantissimi fan, anche piccolissimi, io parlo a nome dei miei figli, ma anche di tutti i bambini, perché forse, bambini, voi non sapete che lui è una grande star mondiale, per noi è un mito, ma per voi è quello che ha cantato la canzone di Tarzan, sapete? Quindi naturalmente ti conoscono attraverso la canzone di Tarzan e sei diventato anche un, naturalmente una loro grande star. Tu hai appena pubblicato questo album, Testify, però hai detto che non vorrai fare più tournée in futuro, come mai? Beh, anch'io ho dei bambini, adesso, il più piccolo ha 19 mesi adesso, Nicholas, e quindi lavorerò di più per Disney, quindi scriverò dei testi da casa e potrò assistere così alla mia famiglia, che cresce, ai miei bambini. E poi ho anche un problema all'orecchio, quindi per me, insomma, sarebbe meglio che io da ora in poi cambi un po' il mio stile di vita e che resti più in famiglia. Che bello, finalmente! In Svizzera, no? E quindi molto close to Italy. Forse verrai a trovarci più spesso. Esatto, yeah. Montsevant. Sì, certo, potrò venire meglio. Verrò giù da Cervinia. Bene. Sono molto felice del fatto ascoltiamo... che tu possa... Tanto possiamo aprire la nostra orchestra, così accompagniamo sul retro Phil. Perché? Perché adesso ci presenta naturalmente il suo ultimo singolo. Il titolo naturalmente è Can't Stop Loving You. E che già cosa suonato poteva cantare? Moltissimo da tutte le radio italiane. Il grande Un disco Phil. Che è già in classifica, nei primi posti in Italia. Phil Collins, grazie di essere Vieni, stato Phil, con ti noi. Ti accompagniamo. Dall'ultimo album, grande. Testify... Loving you, Phil Collins! Not a word was said, and I
Thank you. Phil Collins, Test 5, l'ultimo album, l'ultimo CD, Can't Stop yes. Loving You, the song. Thank you. Thank you. I'm very happy. I'm very happy to stay. Sono molto felice di essere qui vicino a te, Gianni. Bene. Noi andiamo avanti col programma, sai che c'è in Italia c'è il premio, i biglietti, la lotteria. You know, this is the ticket of the lottery, you know? Guarda. Yes. Can you see? This is my face. It is. Okay. Now we have to andiamo avanti. Someone's going to win some money. Okay. Forse un giorno vincerò anch'io. Ciao. Ciao. Io ho già comprato il biglietto. Ciao. Ciao Phil.